Buongiorno a tutti, amici, amici, amice, amici. Vabbè, cominciamo bene. Allora, sono qua a casa, ci sono le luci accese, ma è pieno giorno, è mezzogiorno, solo che devo ancora alzare le persiane. Sono appena tornata a casa perché stamattina sono andata a lavoro presto, poi mi sono fermata a fare la spesa, adesso torno a casa, metto sul mangiare e dopo con calma mi apro un po' le persiane e lascio prendere aria la casa. Ma prima di tutto volevo farvi il video di svuota la spesa, visto che sono andata a fare la spesa. È una spesa non economica per niente, perché ho speso tanto per quello che ho preso tutte cose care, ma avevo bisogno di determinate cose e non mi sono stata lì a scervellare più di tanto con il prezzo. Ho detto boh, anche fretta, prendo quello che mi serve e è finita là. Allora, ho trovato la meringata con gocce di cioccolato perché io e mio marito ne abbiamo tanta voglia e invece di prenderla in pasticceria, che comunque sarebbe costata di più in pasticceria, la prendo qua della Despard, della marca Premium, della linea Premium, perché comunque la linea Premium è molto buona. Poi ho letto gli ingredienti e mi sembrano anche abbastanza buoni, quindi vediamo un attimo. Non scongelare, c'è scritto, quindi bisogna estrarla dal congelatore e consumare dopo alcuni minuti. Adesso io la vado a mettere subito in congelatore. Guardate che bellina che è. Non lo so dentro come sia, spero che sia uguale alla figura. La metto dentro, ecco qua, e così stasera ce l'andiamo a mangiare. E l'ho pagata sui 7 euro. Poi vi metto giù nell'info box tutti i prezzi. In pasticceria l'avrei pagata sui 10-15 euro anche. Qua 7 euro è cara, però insomma, appunto, sempre meno che andare a prenderla fuori. Poi mi sono comprata i salamini berretta al tartufo. Eccoli qua, perché io adoro le cose tartufate. Adoro, adoro, adoro. E quindi non potevo non comprare questi salamini per provarli. Poi ho comprato l'insalata, vabbè, semplicissima insalata che serviva, e il pane, eccolo qua, quattro panini, panino tartaruga, e li ho comprati perché in questi giorni ho un'infinita voglia di prosciutto, che voi non avete idea di quanta voglia di prosciutto. Mi è venuta una voglia terribile di sto prosciutto alcuni giorni fa e ho detto vabbè, lascio perdere, mi mangio quello che ho in casa, che era in vaschetta, e è finita là. Però quello in vaschetta non mi ha soddisfatto perché avevo voglia proprio di un prosciutto succoso, di quelli buoni appena tagliati, freschi. E così sono andata a prendermi tre etti, lo mangerà anche mio marito, tre etti del gran biscotto, e gli ho detto mi dai tre etti del prosciutto più buono che hai, perché proprio volevo quello più buono, e mi ha dato il gran biscotto e l'ho pagato tipo 7 euro. 7 euro di tre etti, ma è così profumato, mamma mia, oddio quanto è buono, non vedo l'ora di mangiarmelo. Voglio farmi una tartaruga strapiena di prosciutto, che è da una vita che non mangio quello affettato, e mio Dio, adesso non vedo l'ora di pranzare perché oggi faccio la pasta, però poi mi mangio anche un panino col prosciutto. E poi ho preso questa torta che è un po' rovinata, vabbè, perché sono in bici, la torta della nonna, anche questa è un po' cara perché viene intorno ai 5 euro, però devo dire che presa in pasticceria comunque costa di più. E torta della nonna, questa qua della marca Dolce Forno, che ho già provato questa marca, mi sono sempre trovata bene, quindi è questa. Poi ho preso la maionese, eccola qua, maionese semplicissima, questa qua della Despard. E poi ho preso due di questi, due bastoncini integrali della marca Snacks. Questi qua sono molto buoni, li prendo anche al lavoro perché ci sono le macchinette quando vado in pausa e sono ottimi, erano in offerta. Poi ho preso il detersivo Nelson per i piatti, questo qua è migliore. Il latte senza lattosio per mio marito, i rotoloni Asso Ultra, eccoli qua, e i fagioli, questi qua borlotti italiani nel vetro, che li preferisco rispetto a quelli in barattolo. E poi vi voglio far vedere l'ultima cosa, una novità.
Sì, Magnum, i baci gold, eccoli qua, sono il gusto caramello e sono fatti così, però il mio dubbio è che sia solo la confezione dorata, perché poi dentro è marrone, però è proprio fashion e non potevo non comprarlo. Adesso mi faccio la foto di anteprima, perché mentre registro il video posso fare anche la foto di anteprima, vediamo. Così, così, oddio. Vabbè, provo a farla così. No. Ma sta venendo fuori qualcosa? Vabbè, io schiaccio poi. Boh, vabbè, ragazze, io vi saluto. Questi sono la novità del giorno e ci vediamo al prossimo video.